Sì, mister, il Novara ha fatto una bella partita, tutto sommato, ma anche l'Arezzo, perché se nel primo tempo il Novara magari aveva qualche rammarico, nel secondo pa mi pare che la partita sia stata molto più equilibrata. Molto più equilibrata, ma occasioni da gol. Io dell'Arezzo non le ho viste. L'Arezzo ha pareggiato su una punizione dubbia nell'azione e ha fatto gol su punizione a favore nostro. Poi non mi ricordo molte situazioni, invece noi, dal mio punto di vista, abbiamo creato molto di più, pur nel secondo tempo avendo fatto molto meno rispetto al primo tempo, nel senso che nel secondo tempo è stata equilibrata, però come situazioni da gol siamo comunque, abbiamo avuto comunque la dinamica noi. Nel primo tempo abbiamo fatto veramente molto bene, è un momento così, gli episodi non ci dicono assolutamente bene perché per quello che abbiamo concesso l'Arezzo non possiamo prendere due gol, però almeno. È rimasto sorpreso della formazione dell'Arezzo iniziale, Quando una. perché No, gli aretini allora, sì. quando una squadra sta così bene come l'Arezzo e viene da un momento positivo e ha giocato in 3 giorni, mi aspettavo qualche cambio. Forse mi aspettavo Cutolo titolare perché comunque era entrato mercoledì, però sapevo che ci potesse essere qualche cambio, quindi in un momento di positività è logico fare queste scelte. Che continua tra l'altro, perché l'Arezzo il pareggio qua No, senza essere Arezzo, buttato via, assolutamente, Arezzo ha fatto un risultato invece per straordinario. voi rimane stregato il Piora. Sì, speriamo che questa volta, ribaltandola, possa cambiare questo trend, perché veramente oggi la squadra ha fatto una grande partita e meritava di vincere. Grazie.